perimetro. Anche questo. Prima c'è il taglio. Sì. Cos'è quel robo lì? Cos'è? Sì. Una salvatrice. Però anche cos'è che... Non per microcircuiti, solo per cose grosse. Capito, grazie. Ecco, fagioielli, no? Fagioielli. Capito, grazie. Sì, mi prendono. Sì, anche complimenti, grazie. La Francia? Oui. Posso prendere uno? Certo, prendo tutto. Perché mi piace. Sono bellissime, eh? Complimenti, bravissime. Se fossi in grana ne comprerei tutti. Qui con la mia macchinetta. Piccola ma volonterosa. Oh,
si intuisce di massima così. Che se sono una delle più brillanti. Avete i programmi, delle manifestazioni che fate a Belgioioso per caso? No. Un stampatino? Sì, ti devo stampare il... Va bene, c'è una decoduce bella. Quello dei libri, quando è che lo fate? Quello di Libercoli, i libri... quello di editoria? Non è più in programma. Ah, peccato, è una delle cose più graziose, grazie. Scusi, in italiano decoupage com'è che si può rendere? Come? In italiano il termine decoupage com'è che si potrebbe? Collage, no, è sempre francese. In italiano c'è un nome tecnico oppure non è solo il nome francese basta? No, non esiste? No, non esiste, esiste. Oddio. Ah no, vabbè, come ho detto. No, no. Decoupage è quello più... Vabbè, comunque guardo su, su Wikipedia così non mi sfugge nulla. Sì. Comunque tutti bei libercoli, belli interessanti. Anche queste stampe sono meravigliose. Cosa costa, tanto per dirne una, questo qui esempio, di John Wayne? Per 10 euro. Belle, tutte belle. Questo è il 60, no? Di Beatles? Sì. Appunto. Io ero in Inghilterra nel 60, oh, 7 anni. Adesso. Tutti libri di buona qualità, quanto vedo, anche stampa. Grazie, arrivederla. Questo è il caso se a voi non mi piace.
Scusi, informazione. Cosa viene una un'interpolazione sì. Quel genere lì? Cosa, allora, cosa un quadretto questo così? Questo è suo bisnonno. Sì, appunto, ma dico, siccome vedo che su ordinazione... Se uno ha una foto sua, si può fare. E su che cifra ci muoviamo? Dipende cosa. No, facciamo un tipo ma simile. Così, più o meno su 500 euro. Capito. Dopo se vuole più piccolo, tipo la forma della Madonnina, meno su 350. Comunque sono meravigliose. Grazie. Bravissimo, grazie. Grazie. Adesso a lei. Riparati o proprio rifati gli strumenti? Dicevo, riparati oppure solo rifati? Sono riparazione per restauro. E dove senti bene? Ragazzo. Solo con il tecnico. Sì, il ragazzo è di là in alto, io sono di Dovera, provincia di Cremona. Ah, ho capito. Ah, è solo così. Solo per far entrare qua dentro l'informazione. Grazie. Quando mi sposo lo compro. Recupero questo, no, se no dopo quando faccio fisico, ma qui manca qualcosa, manca qualcosa. Salve. Complimenti all'artista lì, bellissimo. Esatto, ma poi l'occhio si sposta fra i pollini e quello che fa allenare. No, mi spiace. C'è il posto del cane lupo, uno è questo? Prego. Al posto del cane lupo uno sa sì. Quanto costa il tuo prezzo per ogni buco? 40. No, 40. Non per ogni buco. Ah, 40 tutti quanti. Un forfettario così. Ah, buono, uno da questo dice, scommetto che l'hai messo gli occhiali e stanno perci. Senta, lei che li fa quei lavori lì? Quali c'erano? Quelli lì, per esempio, quelli sì. No, si chiama... No, non c'è, no, dico, siccome sono un po' elaborati, adesso c'è le stampanti in 3D e le può fare ancora più ricercati, sai, le stampanti in 3D. Ma che fai io? Mano lui. Ho capito, si aiuta anche con queste cose, capito. No? No, dicevo prima, roba così, no? Mm. Usando tecnologie si fanno cose pazzesche.
può accrescere, come dire, utilizzare ancora meglio la sua creatività facendo le sue risorse personali con stampante, sì, fa stampante in 3D, non è stampato, lo so, però fa delle cose ancora più complesse, facsimile su questo. Non pensi che se gli piacerebbe allontanarsi dal manuale, no, ma siamo artigiani noi. Si figuri che ne fanno come questo uno dietro l'altro, sempre col lavoro della... E guarda su, printer 3D su... Spero di no, perché questo qua è un marchio... Comunque lei vada su Wikipedia o sul web e poi vede... E qualcos'è, ma sempre a livello hobbistico. Non ce li ho, li ho finiti, ma comunque è più che altro per vedere se funziona questa macchinetta qui che ci ho speso una ricchezza. Fa anche nella glifa se le può interessare. Sì. Dopo comunque cancello la sua parte perché no. Alla prima. No, se vuole la metto, le lascio? Le lascio? Su YouTube. Sì. Allora no. Perché può essere manco, se no tendenzialmente non gradiamo che non. Beh, io ci metto il gioco con. Ah, ho capito. Ho capito, arrivederci. Comunque, ritrovando questa macchina qui, non si preoccupi perché è un entry level, per cui non si capisce, si vede se è differente tra la luce e il buio, certo. Niente di più, arrivederla. Qui la mostra è praticamente finita, ci vediamo se c'è qualcosa pian terreno, anche il laboratorio. Come il castello che si presentava, questo generale che sarebbe gioioso. Questo bellino è un po' a posto.
C'è dei balsamici, un stagno di frutta fresca, il brisolone, il primo birra con eccezione, pure buoni. Comunico, salsiccia. Fai metri level, se non aiuto. Facciamo anche deliziosi piatti pronti, se ti piace. Questi due sono quelli americani, no? Quelli, quelli in America, sono quelle distese che vanno. Grazie mille. Che sono differenti da quel supermercato, abbiamo detto, no? Sono differenti da quelle che si trovano al supermercato. Totalmente differenti, sì. Non li trova neanche al supermercato. Questo sono maionese senza buova. Ah, questo piloncino di olive. Bene. Se vuoi mettere un po' di olive. Dove si trovano la salvia che odore di ananas? Dove si trova? È qui in Italia oppure roba esotica? Certo, no, noi la coltiviamo tranquillamente. Ormai si trova tranquillamente. Qualche anno fa era la novità, ma capito. Questi sono archichinge, no? Insomma, cosa sono questi? Peperoncini. Ah, ho capito. Belli, simpatici. Originale, pure. Ah, ho capito, prendo uno come. Prego. Grazie. È toscano, no? Sì. Boh, ha detto tre parole, ma... sì, è subito. Aspirato, via. La parte migliore dell'Italia. Migliore dell'Italia? La Toscana. Adesso, diciamo, semplificando, diciamo, a parte Renzi. È la battuta. Tanto se volete mangiare questi qua non diventa freddo. Tanto è perché siamo sopra per quello. Cosa viene un piatto di gnocchi così? Sì. Cosa viene? Volevo sapere cosa viene. Dovrebbe venire sui 5 euro. Comunque c'è qui 5. Grazie. Grazie. Abbiamo un risottino pronto, che era appena. Effettivamente, però a me non sembra che si sembra. Ma perché la fai così? Se almeno funzionasse. Oggi
pensare di avere un uccello. Bellissime, belle, eh? Questa era una cifra. Il loro prezzo, il resto non gli chiedo dove è il prezzo perché impallidirei. Comunque il buon gusto, complimenti al buon gusto, tra l'altro. Grazie. Dove sono i servizi qui vicino? I servizi? Grazie. Come? Questa parte. Sì, sì. Grazie. Ah, sindaco, sì, perché non fanno più la mostra della piccola editoria qua? C'è un motivo? Sì, perché non avendo più sovvenzioni statali, i piccoli editori non riescono a sostenere i costi. Ah, ho capito, è peccato. Erano delle manifestazioni più simpatiche. Purtroppo, cioè, speriamo che tagliano le ali. Ma sì, non so, la Cariplo, tutti quegli enti che fanno roba online. Quasi più nessuno. Ah, capito. Purtroppo. Quasi quasi emigro. Ok, la saluto.
Grazie, interessante comunque, eh? Anche, non ci credevo, grazie. L'euro è lì.